Bella ragazzi, qui Diddo. Oggi giochiamo un po' a Hearthstone e vi faccio vedere un nuovo mazzo che mi sono fatto e che mi piace davvero un sacco. Allora, vabbè, ignorati 10 pacchetti da aprire. Non li staremo a aprire in questo video, me li aprirò io per conto mio tra un po', perché è una lunga storia, Comunque, mi sono fatto questo mazzo che mi piace un sacco, questo Reno Monkey, che è appunto un mazzo Reno, con appunto Reno Jackson, con Entomb e con la, appunto, dov'è? E con la scimmia. È un mazzo davvero figo, l'ho visto giocare a Kibler, che è uno streamer, e mi è piaciuto subito. Sì, sono a un livello bassissimo, lasciate stare. Giochiamo. Allora, quasi sicuramente perderò, ragazzi. Sposto un po' la telecamera. Oh, ok, così è meglio. Quasi sicuramente perderò, ragazzi, perché accade sempre così. È tutto attaccato, sì. Avevo paura che non fosse attaccato il cavo delle cose. Comunque, quasi sicuramente perderò, perché spesso e volentieri accade. Però è un mazzo che mi diverte giocarlo, quindi volevo farvelo vedere. Ci ho messo, allora, rispetto alla versione base del mazzo, io ci ho aggiunto 7 carte, perché comunque avevo 23 carte su 30, tutte le leggendarie mi sembra che ce le avessi, tranne, vabbè, Dr. Boom, che non ce l'ho ancora, quella mi manca sempre nella vita. E poi, cosa avevo in più? Non so se avevo in più qualcosa o in meno qualcosa, oh mio Dio. E poi in più... Perché in più e in meno in questo caso hanno lo stesso senso. Perché in più ci ho messo delle carte perché io ne avevo in meno. Basta cazzate. Io avevo 7 carte in meno che ci ho aggiunto io di mio pugno, di mia idea. Siamo conto Baba Cha, che bel nome, tra la leo, tra la la. Quindi dato che mi mancavano queste 7 carte e mi costava più di 800 polveri farmele, io ho solo 1200 polveri e non voglio sprecare troppe polveri, perché magari arrivo a 1600 e mi faccio boom. Ecco, ora quasi sicuramente mi strimpellerà questa tipa con la palla di fuoco. Io spero di pescare un drop da 3, perché sennò siamo messi male. Cioè, no, messi male, oddio. Però comunque ho avuto anche delle mani peggiori e ho anche vinto. Però ecco, con Feugen così random non è una bella cosa, ecco. Cosa accade? Madonna! Siamo contro un idiota. E vai, ha fatto... Cos'è sta mossa che ha fatto? È stata bellissima. Peccato che non ho drop da 3. Non ho neanche un drop d'acqua. Cioè, ce li ho. In verità che non ce li ho in mano. Che cosa brutta. Usarlo su questo è inutile. Che palle. Mi dà fastidio non poter fare niente. Ti ho anche curato. Ringraziami. Dimmi grazie. Dimmi thank you. Ah, è vero. Il gioco è in inglese perché... ups, così a caso. Cosa? Lui pensa che ho sbagliato. Davvero. Ha detto, oh, mi ha curato. Che idiota. Ok, se perdo contro questo, sono una brutta persona da davvero. Ok, Mana Wyrm è già cattivo. Quanta roba butta questo, davvero? Ma davvero? Davvero ho usato il coso, la moneta per potenziare. Madonna, però, madonna. Va bene, allora, che cosa possiamo fare? Io voglio giocarla comunque bene. Usare luce di Naru su di lui è inutile, quindi io direi di fare per ora un semplice così, curarlo e basta. Al prossimo turno mettiamo Feugen e vediamo un po' cosa accade. Comunque sì, sono a livello basso, ero al 16, ero arrivato come per miracolo al 16, dico per miracolo perché io faccio abbastanza schifo. Ero arrivato al 16 e poi ho cominciato a cazzeggiare, tipo proviamo 1000 mazzi insieme, di cui neanche uno sapevo usare, cioè non ne sapevo usare neanche uno. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ok, davvero. Non può usare la palla di fuoco, no. Ma è una cosa bellissima. Ok, potevo usare la palla di fuoco, ma ha preferito di no. Cosa buttiamo? Allora, sarei tentato di buttare questo, in effetti, Questo è un 3-1. Sono molto tentato, in verità. Molto. Io mi farei colpire un po'. No, buttiamo Feugen, dai. Feugen tanto non me lo può uccidere, a meno che non usi una... Cioè, no, in verità me lo può uccidere, In verità sì, perché 3 e 1 della palla di fuoco, cioè della detonazione di fuoco, che in inglese si chiama Fire Blast. Ecco, ragazzi, ecco. Ecco, perché in inglese? Perché ogni volta che mi faccio i mazzi
mi ispiro, cambiandoli sempre un po', a streamer americani o cose così. Bravo, complimenti per la giocata di merda. E quindi, ciao Reno. E quindi, ok. Ecco, scusate. E quindi appunto, dato che sono streamer americani, inglesi o che altro, le carte sono in inglese. Io mi sono rotto il cazzo ogni volta di non trovare le carte che mi servono perché hanno altri nomi. Madonna, che carte c'ha questo individuo. Questa mi spaventa. Minchia, poteva andarmi peggio. Guarda lì, bastardo. Poteva anche andare, poteva andarmi meglio, però in effetti, oltre che peggio. Deathlord non me lo tira più giù. Allora, potrebbe avere colonna di fuoco. Vabbè, facciamo così. Poteva avere perché metamorfosi, non ci voglio di buttare questo in questo che poi mi diventa comunque una... Vabbè, fanculo, dai. Ok, vediamo come si comporta contro un 2-16, ragazzi. Vediamo come si comporta. Scusate. Io ora mi immagino nel gruppo Dido Family pieno di screen. Wow! Adesso sì, ora che il tuo cinghiale è un 2-1, non so più. Ciao Rafam! Ora che il tuo cinghiale è un 2-1, cioè un 2-2, anzi, non so più cosa fare. Mamma mia, attenzione. Vabbè, sta partita è andata un po' così, nel senso, sono al 18, io non so come faccio questo individuo a essere al 18, ma ok. Anche se avesse colonna di fuoco, mi fa diventare questo un 2. Quanto dà in più? 3. Un 2 19, 19 meno 4, 15. Quindi un 2-15, ok. Scusate ragazzi, volevo farvi vedere una partita vincente, piena di emozioni, ma è uscita sta roba. Quindi prendiamo Rafam, andiamo in faccia, prendiamo il 10-10, così che al prossimo turno lo ammazziamo in un colpo e via. Vabbè, partita finita, vi volevo intrattenere un goccino di più, ma a quanto pare. E vabbè. Oh, guarda lì. Che sfiga, tra l'altro, ha beccato quello proprio più inutile. Adesso sì. Magari mi dice anche grazie. E vabbè. Quindi, scusate se questa partita è finita così in fretta, ma speravo ci fosse un po' più di roba. Comunque, sto mazzo è forte, ragazzi, è un buon mazzo. Davvero buono. Peccato che mi manchino. Ad esempio, vi faccio vedere un po' di roba che mi manca. Sì, ho tante polveri. Però comunque voglio aspettare di avere delle idee ben chiare su cosa farmi prima di buttarmi a fare delle epiche a caso. Ad esempio, questa mi manca un sacco. Questa tipa è quella che ruba un servitore nemico con 2 o meno di attacco ed è troppo utile. Questa e questa. Questa qua anche che mi manca un sacco, ma entrambe costano 400 crearle, quindi andrei a 825, no scherzo, andrei a 425, quindi se le facessi entrambe. Quindi voglio prima avere le idee chiare, perché magari mi gira, poi mi faccio boom, quindi per ora aspetto. Comunque vi faccio vedere da cosa è formato il mazzo, se volete provarlo anche voi. Luce di Narul, l'avete vista, questa che dà più 2 di vita. Chierica, questa qui ce l'ho messa io in più, non ci andrebbe nel mazzo, solo che non sapevo bene cosa metterci, l'ho scelto per questa qua. Bello zombie, questo qua che doppia la vita, questo qui ce l'ho messo io, questo c'era già. Questa è veramente forte, questa carta è veramente forte, quindi vi consiglio di riuscire a averla. Vabbè, questa qua che ammazza un nemico con 5 più di vita. Vance Chosen è importante, questo è importante, questo ce l'ho messo io. Però ho trovato che in molti casi, almeno nell'80% dei casi, mi salva il culo. Altre volte riesce a dargli un buon drop all'avversario, però molte volte mi salva il culo. Questo ce l'ho messo io, ma va abbastanza bene, mi sono trovato bene con lui in campo. Questo anche ce l'ho messo io, ma
si sinergizza abbastanza bene. Lei, vabbè, è alla base, se no non sarebbe un mazzo Golden Monkey. Vabbè, questo ce l'ho messo io, ma è un 5-4, quindi e c'ha provocazione, quindi diciamo, fa guadagnare un po' di tempo, quindi è buono. Lei ce l'ho messa io, ma è forte. Questo qua c'era ed è importante. Questo c'era, io quando dico c'era intendo nel mazzo vero, quello giocato da uno in Legend al 100 del Legend, quindi uno forte. Questo c'era, vabbè, questa è fortissima. Questo ce l'ho messo io, ma mi sono accorto che è veramente utile, perché con la presenza così costante di Hunter che vanno in faccia, sciamani che vanno in faccia, i paladini, ora Zo che vanno in faccia, in faccia, in faccia. Servono tante cure e Reno Jackson non basta, perché molte volte mi sono trovato con 5 di vita, non avevo Reno in mano e se avessi avuto magari lui mi sarei salvato. Feogen e Stalag sono un sempreverde, Sludge Belcher, vabbè, obbligatoria, Entomb anche, e Rafam, sì, se no un altro drop potente da 9 o 10, ecco, però comunque Rafam è buono. Comunque è gran parte è preso da ovviamente esploratori, che comunque è un'avventura strabella, ragazzi. Esploratori è davvero fighissima. Quindi, se avete voglia di spendere soldi in Hearthstone, io vi consiglio Lega degli Esploratori perché è fighissima. Comunque, e poi avete Reno Jackson. Comunque, ci vediamo nella prossima parte. Fatemi sapere se questi gameplay così improvvisi di Hearthstone vi possono piacere. Qualche partita qua e là per farvi vedere cosa combino su Hearthstone, che magari ne faccio altri. Ci vediamo perciò nella prossima parte, nel prossimo video. Lasciate un mi piace, commento e ciao!